A poco più di un mese dalla partenza dei vaccini anti-Covid anche per i bambini sopra i 5 anni, le somministrazioni in età pediatrica si allargano ad un altro hub vaccinale strutturato su Pesaro, quello del distretto sanitario delle Cinque Torri, un luogo da sempre deputato alle vaccinazioni in età infantile e che ora punta a costruirsi uno spazio con cadenza quantomeno settimanale in cui dedicare i pomeriggi ai vaccini anti-Covid per i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni. Primo appuntamento già fissato per mercoledì 2 febbraio. Noi avevamo già un punto vaccinale pediatrico sulla Casa della Salute di Vallefoglia, oltre ad esserci il punto vaccinale pediatrico sull'ospedale di Urbino e su Marche Nord, quindi a Muraglia. Questo è un ulteriore punto vaccinale che apriamo per favorire l'accessibilità ai bambini piccoli da 5 e 11 anni. È un punto vaccinale riconosciuto perché comunque dove si vaccinano i bambini normalmente per le altre vaccinazioni, quindi in Via Nanterre, e verrà aperto di mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18, 18:30. Hanno dato la disponibilità quattro pediatri che hanno i loro studi su Pesaro, quindi Bruno Arcangeli, Eleonora Bartolucci, Mauro Mancino, Stefania Tiberi, che vaccinano anche nei propri ambulatori, ma per cercare di aumentare il numero di vaccinazioni pediatriche e per dare più possibilità e più velocemente possibile di vaccinarsi, visto la richiesta, abbiamo deciso di darvi a disposizione questi locali. Saranno 30 vaccini, 30 posti prenotabili sul portale della regione, quindi su Primula, e poi ci saranno altri 20 posti che saranno prenotabili direttamente da parte delle segreterie dei pediatri. Le date sono già state aperte, quindi su Primula è già possibile prenotare da questa mattina, tutti i mercoledì, e per ora abbiamo aperto dal 2 febbraio fino al 16 di marzo. Poi probabilmente apriremo anche altre date e vediamo insomma intanto come va e se possiamo anche aumentare altri posti a seconda di com'è l'affluenza. Abbiamo tenuto un'affluenza con dei numeri contenuti perché comunque ogni bambino di solito è accompagnato dai genitori, anche a volte sia dal padre che dalla madre, e quindi anche per la logistica, per cercare di non fare assembramenti e comunque dare tutto il tempo necessario ai genitori, magari che hanno necessità di fare delle domande, di chiedere delle precisazioni ai pediatri, di avere tutto il tempo possibile. E ringrazio sempre la Protezione Civile che probabilmente, anzi quasi sicuramente, ci aiuterà anche nella logistica della gestione dell'apertura di questo ulteriore punto vaccinale. Vaccini potenziati anche fuori da Pesaro, in particolare a Vallefoglia, dove la Casa della Salute di Montecchio riapre ai vaccini con le terze dosi dedicate a tutte le fasce d'età sopra i 12 anni. Dosi booster somministrate sempre di venerdì, il 28 gennaio e il 4 e 18 febbraio.